Ciao, sono Giulia e questo è il canale di Momarte. In questo video dipingerò un'illustrazione utilizzando un set di acquerelli Sennelier della serie Extra Fine. Sennelier è un marchio storico noto per i suoi colori e materiali di alta qualità per artisti. Vengono prodotti in Francia. Gli acquerelli Sennelier sono realizzati con una formula speciale che include del miele. Questa cosa potrebbe sembrarci un po' strana, ma in realtà dona una maggiore brillantezza e vivacità dei colori, rendendoli più luminosi e intensi. I pigmenti utilizzati sono di altissima qualità. La gamma comprende 110 colori. Io avevo a disposizione un set con una selezione di alcuni tubetti, ma puoi trovare anche dei set con godet oppure puoi acquistare i colori sfusi, sia tubetto che godet. Ora ti mostrerò i colori che ho utilizzato e il procedimento per realizzare l'illustrazione, ma se arrivi fino alla fine del video troverai anche lo swatch di un colore molto particolare, che non fa parte di questo set e sono sicura ti piacerà. Questa confezione si chiama Test Pack French Artist Watercolor e contiene 5 tubetti da 10 ml. È pensata proprio per chi vuole provare gli acquerelli Sennelier per la prima volta. Su ogni tubetto trovi il nome, il numero e la serie, cioè la fascia di prezzo che viene assegnata a seconda del costo del pigmento utilizzato. La serie 1, per esempio, include colori più comuni e meno costosi da produrre. Più il numero è alto, più il tubetto include pigmenti costosi e rari. Trovi poi indicata la trasparenza, i pigmenti utilizzati e la resistenza alla luce, cioè la capacità del colore di mantenere la sua vivacità e non sbiadire nel tempo. Oltre agli acquerelli Sennelier utilizzerò una carta Milford 100% cotone 300 grammi e dei pennelli sintetici di varie marche e dimensioni. Trovi tutti i prodotti che vedi in questo video nello shop di Momarte. Ti lascio il link in descrizione. Partiamo subito analizzando i colori presenti nella scatolina. Per primo troviamo il giallo limone, un colore trasparente. Il pigmento usato è PY3. Il secondo colore è il rosso elio, in inglese Bright Red, un colore semi-trasparente. Qui il pigmento non c'è scritto e nella tabella colore viene indicato come not listed, quindi non elencato. Forse viene tenuto segreto, non lo so, se tu sai cosa significa scrivilo nei commenti. Il terzo colore è l'oltremare scuro, un colore trasparente, il pigmento usato è PB29. Poi abbiamo un colore molto interessante, l'arancio di Cina, un colore trasparente composto da tre pigmenti, PY150, PR209, PBR23. Per ultimo il grigio di Payne, un colore semi-opaco, composto dai pigmenti PV19, PB15-1, PBK7. Ecco alcune delle combinazioni che puoi ottenere con questi 5 tubetti. Con il giallo limone e il rosso elio realizzo una prima sfumatura di arancia abbastanza intermedia. Aggiungendo più giallo ottengo una sfumatura dorata. Per ottenere un arancio molto acceso aggiungo più rosso. Creo una sfumatura più chiara dello stesso colore aggiungendo più acqua. Trovo questo colore perfetto per le parti più calde dell'incarnato. Ottengo una sfumatura più fredda di rosso aggiungendo un pizzico di blu. Aggiungendo ancora più blu ottengo un tono che si avvicina al viola. Faccio una terza miscela aggiungendo più rosso e più blu, senza diluire, ottenendo un colore molto interessante. Quindi aggiungo dell'acqua per creare una sfumatura più chiara. Sempre con il blu inizio a creare le mescolanze con il giallo per ottenere dei verdi. Guarda questo giallo verdastro che riesco ad ottenere. Sembra quasi un colore neon. I colori sono molto brillanti. Voglio aggiungere un pizzico di rosso per ottenere un colore più desaturato. Vediamo cosa succede con un'altra tonalità di verde in cui ho più blu, alla quale aggiungo sempre un pochino di rosso. Passo ora a creare delle mescolanze con l'arancio di Cina. Per desaturarlo un po', aggiungo un po' di blu. Come vedi ottengo dei colori terrosi molto belli e interessanti e aggiungo via via sempre più blu per ottenere sfumature sempre più scure. L'ultimo colore sembra quasi un giallo ocra. Lo ottengo miscelando del giallo al colore che ho usato finora. Ora proviamo a mescolare e a usare il grigio di Payne per rendere più profondi e scuri tutti gli altri colori. Quando lo mescolo con il giallo ottengo un verde molto particolare, invece quando lo mescolo con il rosso ottengo un rosso molto intenso che tende al violaceo. Mescolandolo con il blu ottengo una tonalità scura che ricorda un indaco. Mescolandolo con l'arancio ottengo una terra molto scura. Prima di iniziare a dipingere utilizzo una gomma pane per alleggerire il disegno. Preparo un bel po' di colore per lo sfondo, che sarà un giallo un po' desaturato. Per spegnerlo uso un pochino di viola. I colori si sciolgono con facilità e risultano molto morbidi in stesura. Ho trovato la miscelazione molto semplice. Mentre
mentre il foglio è ancora bagnato dal primo strato, sempre con lo stesso colore, uso il bagnato su bagnato per ottenere un po' di texture nello sfondo. Se ti piace lavorare con questa tecnica, ti consiglio di provare la carta Milford. Una sua caratteristica, infatti, è proprio quella di avere un'alta resistenza all'acqua. Con un pennello faccio un po' di lifting, cioè sollevo via il colore che ho appena steso solo in alcuni punti, sulla testa e i tentacoli del polpo, dove voglio ottenere più luminosità. Con l'arancio di Cina diluito dipingo il primo strato del soggetto. Parto dalla testa e trascino il colore sui tentacoli, facendo attenzione a non spargere troppo il colore. Con il blu oltremare scuro diluito dipingo l'occhio. Con una mescolanza violacea che ho ottenuto con blu, rosso e pochissimo giallo, dipingo i tentacoli che si trovano in secondo piano. Diluisco il colore via via che mi allontano dal corpo del polpo. Per il secondo strato uso un arancio più saturato, creato con giallo e rosso. Inizio a definire volumi e le prime ombre. Procedo utilizzando un colore sempre più vivido, utilizzando il rosso puro, senza aggiungere colori complementari che potrebbero spegnerlo. Se vuoi saperne di più sulla teoria del colore, trovi in alto a destra un video sul cerchio cromatico. Con il liner e un blu che ho ottenuto con oltremare grigio di Payne, traccio le linee di contatto tra i tentacoli e definisco i contorni in alcuni punti per dare più definizione al soggetto. Con il grigio di Payne dipingo la pupilla del polpo. Uso un blu, questa volta più diluito, per dipingere le varie ombre sui tentacoli. Con un arancio molto scuro, ottenuto con giallo, rosso, blu e grigio di Payne, aumento un po' il contrasto generale del soggetto. Voglio aggiungere un po' di tratteggio. Con il liner prelevo il verde che avevo ottenuto con giallo e grigio di Payne e dipingo dei piccoli trattini sulle parti dove voglio un po' di dettaglio. Per finire, sempre con il liner, traccio il contorno aiutandomi con il nastro adesivo. Dipingo questa semplice cornice e la mia illustrazione è completa. Se c'è qualche materiale che vuoi vedere nei prossimi video, scrivimelo nei commenti. I ragazzi di Momarte mi hanno regalato questo tubetto di rosa opera per farti vedere quanto sono brillanti questi colori. Trovo questo colore bellissimo, non era incluso nel set che ti ho mostrato finora, ma lo puoi trovare sfuso insieme alle altre 110 tonalità della gamma Sennelier. Ti lascio il link nella descrizione del video. Spero che questo video ti sia piaciuto. Se hai delle domande, scrivile pure nei commenti. E non dimenticare di mettere like e iscriverti al canale. Ciao!